Si è tenuto domenica scorsa a San Donà di Piave il torneo della Stella, il classico appuntamento di mini volley natalizio organizzato dalla FIPA Venezia in collaborazione con la locale società del Volley Pool Piave e l'assessore allo sport della provincia di Venezia, Rita Zanutel. Il mini volley è uno dei nostri punti di forza, facciamo tante attività per il mini volley, sia d'inverno che d'estate che in primavera. I numeri siamo sui 1500 tra tesserati, tra ragazzi e ragazze, è un numero che sta crescendo di anno in anno ed è un numero anche che sta crescendo in qualità, quindi è un buon segnale poi per le squadre giovanili. 3 le palestre coinvolte con una formula ludica ed allo stesso tempo culturale. Il fatto di abbinare dei nomi di stati, città, fiori, colori è semplicemente un modo per creare ordine nelle varie distribuzioni dei campi e delle squadre. Quindi un aiuto ulteriore per i bambini per non confondersi e nel frattempo cerchiamo di abbinare qualche concetto di geografia, di insomma una piccola parte anche di cultura oltre a quella sportiva. San Donà è sicuramente il polo di riferimento per quanto riguarda l'attività giovanile a Venezia. A San Donà giocano a mini volley circa 250 atlete e la società organizza da sé molti eventi. Organizziamo ogni mese e mezzo un torneo proprio di mini volley interno e nostro, però invitiamo anche le società della zona, insomma. Questo è un po' più alla grande perché c'è anche ci sono più società, però noi ogni mese e mezzo le nostre atlete fanno un torneo di mini volley e mettono in campo il loro lavoro settimanale che fanno appunto durante gli allenamenti. Al torneo della Stella erano presenti anche altre società con numeri importanti nella provincia di Venezia, come la Libertas Scorzè. Operiamo nel territorio di Scorzè e dei comuni vicini e abbiamo le nostre frazioni a Rio San Martino, a Peseggia, a Gardigiano, a Cappella di Scorzè. Siamo riusciti ad ottenere dei numeri molto interessanti coltivando e seminando negli anni, negli ultimi 10 anni. Abbiamo 220 atleti iscritti alla nostra polisportiva e più di 100 atlete come mini volley fino all'under 14, diciamo. E siamo una società che ha bisogno di coinvolgere tutti i genitori perché lo sport fa bene, associato allo studio, che è la cosa più importante, ma riteniamo che le due cose assieme possano sicuramente andare di a braccetto. Fra gli atleti in campo ce n'erano un buon numero anche del Volley Dolo, società che sta vivendo un momento di rilancio grazie al mini volley. Noi abbiamo un bel gruppo di mini volley, sono circa 40 bambini divisi nella categoria micro, sono una quindicina e un 25 bambini di quinta e prima media. Alcuni già sono inseriti nelle categorie superiori, abbiamo anche delle ragazzine di mini volley che già partecipano titolari nei campionati giovanili di under 14 e under 13. E abbiamo avuto un exploit per quel che riguarda i piccolissimi, abbiamo 10 bambini di prima e seconda elementare, addirittura uno o due dell'asilo che stanno partecipando anche al torneo. A Venezia dunque il mini volley cresce e di conseguenza in futuro crescerà il numero di atleti anche nelle categorie superiori. Il comitato provinciale, dopo l'organizzazione del torneo della Stella, sta già progettando una 3 giorni a carattere regionale. Quest'anno vorremmo ripetere la meravigliosa esperienza dell'anno scorso su Abibione. Il weekend del 1° maggio, insieme con il Volley Group, stiamo organizzando in 3 giorni di mini volley, campionati giovanili, under 14, under 16. Insieme con il comitato regionale speriamo anche di proporre degli eventi sia di formativi sia a livello di finali, come facevamo l'anno scorso, e i quali ci detteranno dei bellissimi risultati. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda la 9ª puntata stagionale di Zona Volley, in particolare anche l'ultima puntata del 2008. Zona Volley tornerà però dopo l'Epifania.